Buongiorno da Pier Carlo Lara, sono con Monica Massoni di Quizzi Teatro. Ciao Monica. Ciao. È appena finita la conferenza stampa a Palazzo Orbellini a Qui Terme e ci vuoi parlare dei contenuti di questa importante conferenza stampa che hai appena finito? Sì, siamo al secondo anno di edizione di un laboratorio di teatro che ha come scopo quello di far parlare la gente, quindi è un percorso appunto di teatro dove le persone hanno la possibilità di conoscersi, riconoscersi, creare un alter ego oppure dare vita ad un personaggio ideato da terzi, quindi da altri autori, però con forti attinenze con il proprio io. Questo corso è finalizzato anche alla creazione di uno spettacolo che in entrambi i casi è comunque fortemente ideato dai partecipanti stessi, sia che sia completamente creato da loro che sia un copione scritto da un autore diverso. Quindi, come dire, in sintesi, è un ritorno all'io, ma l'io nel gruppo, quindi in relazione con gli altri, un lavoro di scoperta del sé. Ci sarà un solo laboratorio o ce ne saranno due? Allora, il progetto contenitore ha un nome: essere o non essere umano. Il significato del titolo ha a che vedere con l'interrogarsi in maniera anche ludica, divertente, sul senso dell'umanità oggi. Che cosa può essere considerato umano e che cosa no? Ci sono situazioni, contesti che spaccano anche l'opinione pubblica. Quindi, senza appesantire contenuti anche su argomenti molto più leggeri, andiamo alla riscoperta di noi stessi, ma anche con un occhio di riguardo molto particolare all'attualità, alla società in genere. I laboratori sono suddivisi in due macrocorsi: corso avanzato per coloro che hanno già fatto l'anno scorso con me e per coloro che hanno maturato nel corso della loro esistenza esperienze teatrali, però piuttosto consistenti, massicce. Mentre il corso principianti è per coloro che hanno affrontato sporadicamente, si sono avvicinati sporadicamente. O anche per la prima teatro, volta. O per la prima volta, assolutamente, assolutamente. La differenza sostanziale, come ho anticipato prima, è questa. I principianti creeranno una sorta di alter ego di se stessi, il quale entrerà in relazione con tutti gli altri e questa sinergia darà origine a un copione teatrale, canovaccio, copione teatrale, ideato, scritto, interpretato e diretto dagli stessi partecipanti. L'anno scorso è stato un successo perché abbiamo fatto lo spettacolo al Nuovi Centro di Acqui ed era praticamente pieno. Quindi si potrebbe dire quello che non sei ma che vorresti essere. Anche, sia in positivo che in negativo, non abbiamo giudizi di sorta, sospensione del giudizio. Il corso avanzato invece tratterà un testo, come ho detto prima, scritto da un altro autore, ma il testo verrà scelto in base a tutta una serie di riflessioni, giochi, conoscenze, quindi sarà il gruppo a scegliere, ad orientarsi spontaneamente sulla scelta di un testo di un autore, che poi verrà messo in scena con una grande libertà espressiva da parte dei partecipanti. Ecco, chi conduce questi corsi? Allora, questi sono laboratori, per meglio dire. Questi sono laboratori a didattica integrata, quindi che cosa significa? Significa che si alterneranno diverse docenze. Io mi tengo per ultima. Federica Rapetti, un'attrice, una doppiatrice acquese, sarà colei che si occupa della dizione e della ortoepia, cioè il ben pronunciare le parole. La dizione ovviamente è tutto ciò che riguarda il comunicare correttamente i messaggi appunto attraverso la vocalità. Mentre per quanto riguarda la scrittura creativa verranno attivati dei percorsi a cura di Mariangela Cibrario, una nota letterata acquese che si avvalerà della collaborazione di persone di sua fiducia. Mentre per quanto riguarda il movimento scenico abbiamo chiesto la partecipazione di Chiara Nervi, che è propriamente una insegnante di ginnastica ritmica, però come molti sanno i
punti di contatto con il movimento scenico sono veramente tanti. Ecco, questi laboratori sono divisi fra adulti e ragazzi, ci sono sì, due. Entrambi. Abbiamo adulti principianti e ragazzi principianti, e avanzati adulti e avanzati ragazzi. Ecco, ci sarà una prova gratuita, mi pare di capire? Sì, la prova gratuita sarà giovedì 24 settembre in due fasce orarie, dalle 14.30 alle 17.30 per quanto riguarda i ragazzi, al pomeriggio quindi, mentre gli adulti avranno possibilità di venire dopo lavoro dalle ore 20 alle ore 23. Voglio dire che ripartizione dei corsi, quindi corso A, corso B, avanzato principianti e orari, verranno definitivamente stabiliti con i gruppi che si andranno a formare già la sera del 24 settembre. Ecco, però mi pare che c'è una data di inizio e di fine. Sì, sì, sì. Il 24 settembre noi raccogliamo tutti i nominativi, e già in questo periodo stiamo raccogliendo i nominativi. L'inizio ufficiale sarà però il 6 di ottobre con un corso e l'8 di ottobre con l'altro. Si va avanti una volta alla settimana per 3 ore, ragazzi 14.30, 17.30, adulti 20-23, orario da confermare, da ottobre a giugno-luglio, periodo di saggio, 2016. Ecco il costo? Allora, per i ragazzi è 35 euro, mentre per gli adulti è 45, attenzione, perché... Al mese, pagamento a inizio mese, quindi 35 euro al mese e 45 euro al mese. Attenzione, perché se i partecipanti acquisteranno presso i nostri negozi convenzionati, che ricorderò tra poco, avranno diritto a uno sconto sulla retta mensile. Voglio solo dire questo: come novità quest'anno, oltre alla didattica integrata, abbiamo la possibilità di frequentare dei workshop di approfondimento didattico facoltativi per i corsisti, ma aperti a tutti, a chiunque. Si terranno a Palazzo Caimano il sabato, in orario da comunicare. Palazzo Caimano di? Acqui Terme. Ecco, mentre invece i laboratori? Sempre ad Acqui Terme. Si terranno in sala conferenze di Palazzo Robellini, e le prove dello spettacolo e lo spettacolo saranno invece allestite a Palazzo Caimano di Acqui Terme. Ecco, perfetto. Abbiamo parlato prima di quelli che sono, chiamiamoli gli sponsor, no? Sì. Ecco, chi sono? Allora, abbiamo appunto dei negozi in convenzione con noi, Cibreria Librario, Cibreria Illustrata Cibrario, che ha sede in Piazza della Bollente, sempre ad Acqui Terme. Poi abbiamo la... sì, no, l'occhiata per non dimenticare nessuno. Abbigliamento Punto a Capo in Salita Schiavia ad Acqui Terme. Erboristeria La Riondeina in Corso Dante ad Acqui Terme. E azienda vinicola Garitana, di cui poi fornirò i dettagli di contatto. Ecco, ripetiamolo, chi fa acquisti in questi punti vendita? Esatto, chi fa acquisti presso questi punti vendita ha diritto a uno sconto sulla retta mensile dei laboratori. Ricordo però, è doveroso, anche mi sono dimenticata di un docente importantissimo, Anna Maria Geltrito, di Scuola di Musica, e anche membro della corale Città di Acqui Terme, una figura importantissima, perché tratterà tutto ciò che riguarda la vocalità, quindi è un insegnante di vocalità. Ne approfitto per ricordare, come è giusto, anche chi sono i nostri collaboratori, chi sono i nostri partner in questa avventura. Scuola di Musica di Acqui Terme e Corale Città di Acqui Terme, ASD Blu Ritmica e Cibrario Libreria Illustrata. Che cosa ci sto a fare io? Sono colei che si occupa dell'actor coaching e della regia, quindi ovviamente sarò anche una figura di coordinamento per quanto riguarda questo progetto. Faccio capo a una ditta che si chiama Quizzi, che ha sede in Alessandria e produce spettacoli, organizza e si occupa appunto di formazione e pedagogia. Di teatro. A 360 gradi. Bene, e un'ultima domanda: qualora qualcuno dei partecipanti non possa venire qualche mese, che succede? Allora, su questo quest'anno siamo un po' più ferrei, nel senso che è tutto molto divertente, però è comunque un impegno, quindi lo spettacolo finale ha bisogno della partecipazione di tutti. Abbiamo dato un limite oltre al quale non si può Cioè? Scendere.
Gli incontri sono all'incirca 36, nel senso che potrebbero esserci degli incontri integrativi sotto spettacolo, come è normale che sia, però questo è ovviamente da definirsi, da vedersi, e sotto alle 25 giornate di laboratorio, quindi se si frequenta per meno di 25 volte non si ha diritto ad accedere allo spettacolo. Certo, comunque c'è una tolleranza in sostanza, no? Sì, ovviamente. Se sei 25 c'è una tolleranza. Certo. Bene, allora complimenti e buon lavoro per i laboratori in questione e per tutta la tua attività. Grazie, molto gentile.